Qualche giorno fa stavo un po' spulciando internet con il mio solito non far nulla quando mi riposo e ho trovato un video molto interessante, ovvero l'evoluzione dei videogiochi di Dragon Ball. Appena ho visto quel video mi è venuta una sorta di illuminazione ed è proprio per questo che quest'oggi parleremo dell'evoluzione dei giochi di Dragon Ball dal 1986 fino al 2018. Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Quest'oggi, come ho già detto prima, parleremo dell'evoluzione dei giochi di Dragon Ball fin dal primo videogioco che è uscito fino al più recente, ovvero Dragon Ball FighterZ, sperando che esca presto Xenoverse 3. Niente ragazzi, detto questo, vi lascio al video, spero che vi piaccia. Buona visione! Mentre il manga veniva pubblicato per la prima volta nel 1984, la serie anime di Dragon Ball cominciava nel 1986 ed è proprio in quest'anno che abbiamo il primo gioco di Dragon Ball mai fatto, ovvero Dragon Ball Pilaf no Gyarkushu. Un gioco uscito solamente in Giappone e uscito appunto in versione portatile. Nei vari anni, fino al 1995, abbiamo avuto diversi capitoli usciti principalmente solamente in Giappone. Tra questi abbiamo diverse serie, se così si può dire. Molti giochi, è molto interessante questa cosa, dato che molti giochi, appunto, non è che riguardavano tutta la storia di Dragon Ball, ma riguardavano appunto determinati momenti. Ad esempio, nell'88 uscì un gioco che parlava di Piccolo Daimao, ovvero il grande mago piccolo, il nemico di Dragon Ball, appunto, vabbè, lo sapete che è il grande mago piccolo, no? Poi, ad esempio, nel 90 abbiamo un gioco che riguarda appunto la Ginyu Toku Sentai, che riguarda appunto la squadra Ginyu, chiamata appunto Toku Sentai in Giappone. Vabbè, comunque. Nel 91 ad esempio abbiamo un gioco che parla di Freezer, delle avventure di Namek, del Super Saiyan. Abbiamo comunque, come potete notare, dei giochi che riguardano principalmente diverse saghe, non tutta la storia. Nel 93 ad esempio abbiamo alcuni capitoli come Dragon Ball Z Super Butoden e Super Butoden 2, che questa volta però parlano di la storia in generale, se così si può dire, e comunque sono alcuni tra i giochi più rilevanti usciti nel tempo. Uscì pure Dragon Ball Z Super Butoden 3, poi vabbè, ce ne sono tantissimi di giochi. Il primo, ed è il più importante, secondo me, diciamo, tra questi giochi classici, il più importante penso proprio che sia Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Primo gioco di Dragon Ball uscito su PS1, uscito prima nel 95 in Giappone, successivamente uscito solamente in Europa nel 96. E gli Stati Uniti? È uscito nel 2003. Infatti, questo gioco ricevette diverse critiche negative negli Stati Uniti proprio perché uscì ben 7 anni dopo. E in effetti non è proprio una cosa tanto bella. Comunque, tra questi giochi, soprattutto nel 97, abbiamo alcuni giochi che per me sono molto importanti. Dragon Ball Z The Legend, che è abbastanza carino come gioco, presenta dei piccoli easter egg, è un gioco tridimensionale, tra virgolette, però con personaggi 2D, nel senso che gli ambienti sono tridimensionali, i miei personaggi sono 2D e sta cosa è molto interessante. Però si passa definitivamente al 3D, sia come ambientazione, tra virgolette, non come stile di combattimento, attenzione, ma solamente gli stage che sembrano più tridimensionali, appunto. E con i personaggi ovviamente tridimensionali, lasciamo stare come erano fatti i modelli all'epoca, ma comunque fa parte dell'evoluzione, appunto, da semplici sprite a modelli comunque non fantastici, a modelli molto dettagliati. Questa è la grande evoluzione di Dragon Ball, ma non solo, ovviamente. In questo è incluso ovviamente la storia, le particelle, gli effetti, le onde energetiche, le abilità, tutto. Cioè, Dragon Ball alla fine non è ovviamente solamente i personaggi come sono fatti, ma come combattono, gli effetti particellari che hanno, le trasformazioni che hanno, la personalizzazione e tutto il resto. Ve lo ricordo perché è molto importante. Comunque, nel 2002 Dragon Ball GT Final Bout uscì però nel Regno Unito. Sì, in realtà Stati Uniti e Regno Unito praticamente erano odiati, cioè veramente erano odiati. Comunque, a parte le cavolate, nel 2002 uscì Dragon Ball Z Budokai, l'inizio secondo me dei videogiochi di Dragon Ball come li conosciamo ora. Se ci facciamo caso, comunque con Budokai è cominciata una grande successione di videogiochi in diverse serie. Poi abbiamo comunque Dragon Ball Z Budokai, sempre però uscito in Giappone un anno dopo.
non ho capito ancora perché uscì un anno dopo, proprio in Giappone, però dettagli. Poi abbiamo appunto Dragon Ball Z The Legacy of Goku 2, uscì ovviamente pure The Legacy of Goku nel 2002. Poi abbiamo Dragon Ball Z Budokai 2, uscito nel 2003 in Europa e Stati Uniti nel 2004, solamente in Giappone. Dragon Ball Budokai 2, secondo me, è veramente un capitolo molto molto bello della saga dei Budokai, proprio perché ha molte fusioni What If. Ha molte cose ipotetiche, la modalità storia è molto divertente, sono presenti personaggi mai visti come Majin Cell, Majin Freezer e tanti altri. Ed inoltre comunque mi piace molto Budokai 2, come mi piace Budokai 3 che uscì appunto nel 2004 per Europa e Stati Uniti. Nel frattempo uscì, solo per il Giappone però, Dragon Ball Z Budokai 2 e Dragon Ball GT Final Bout negli Stati Uniti, praticamente 7 anni dopo rispetto al rilascio originale. Il 2005 secondo me è un anno molto importante, dato che uscì Dragon Ball Z Budokai 3, il migliore della serie Budokai ovviamente, in Giappone, Dragon Ball Z Sagas purtroppo uscito solamente negli Stati Uniti, peccato perché è stato veramente un gioco molto bello, devo dire che è uno dei migliori forse, al di fuori del genere picchiaduro perché comunque forse un po' più RPG. Poi abbiamo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi nel 2005, l'inizio della serie più amata praticamente. Uscito stavolta sia in Giappone, sia negli Stati Uniti e sia in Europa. Inoltre poi abbiamo Dragon Ball Z Super Sonic Warriors 2 e Super Dragon Ball Z, un gioco molto interessante con alcuni personaggi, tra virgolette, inediti, in realtà personaggi che sono comparsi nei vari videogiochi, appunto, ma magari avevano delle variazioni particolari, come Gohan, appunto, con gli abiti da Kaioshin. Sta cosa mi è rimasta impressa perché comunque non è mai stato presente in altri giochi se non in Super Dragon Ball Z. Correggetemi se sbaglio qua sotto nei commenti. Stavolta in Giappone, Stati Uniti ed Europa, però per PS2 e solo per l'Europa nella sala giochi, dato che prima era uscito solamente nelle sale giochi. Abbiamo Dragon Ball Z Shin Budokai uscito per PSP, un gioco molto bello, ovvero Battle Stadium D.O.N. Io l'ho scaricato, se non erro, patchato in inglese. Dovete giocarlo, un gioco veramente molto bello. Poi Jump Ultimate Stars, nell'anno prima uscì Jump Superstars. Purtroppo questi due giochi, anzi questi tre giochi, sono rimasti solamente in Giappone, ma sono delle vere e proprie perle, dato che includono personaggi di diverse serie ed è qualcosa di divertentissimo vedere Go affrontare Naruto o comunque altri personaggi di altre serie. Poi, invece, nel 2007 abbiamo il rilascio di Dragon Ball Z Shin Budokai, però Another Road, è una versione diversa, appunto. Poi abbiamo Budokai Tenkaichi 2, uscito in Giappone, Europa ed Australia, però per la Wii, dato che prima era uscito solamente per PS2. Poi abbiamo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, uscito praticamente ovunque, per PS2 e per Wii. Solo che per Wii uscì in Giappone e Stati Uniti, in Europa arrivò un anno dopo, ovvero nel 2008. Budokai Tenkaichi 3, ragazzi, è stato forse il miglior capitolo dei giochi di Dragon Ball. Quello con più personaggi, con la storia più completa, forse pure più divertente. Io mi ricordo che comunque facevo fatica a trovare dei difetti perché era proprio un gioco bello, fatto dai fan, per i fan, secondo me. Nel 2008 abbiamo un gioco che, seppur abbia avuto pochi personaggi e poca storia, secondo me è qualcosa di bello, proprio bello. Sia per la grafica, sia per il gameplay, veramente bello. Non ho altre parole per descriverlo, è bello. Ovvero Dragon Ball Z Burst Limit. Purtroppo io mi aspettavo un gioco anche meglio di Budokai Tenkaichi 3, però personalmente mi è piaciuto lo stesso, anche se mi aspettavo più personaggi. Poi abbiamo Dragon Ball Z Infinite World, uscito appunto ovunque nel 2008, che è un po' una ripresa di Budokai 3, migliorato con nuovi stage, con nuovi personaggi e tutto il resto. Comunque già qua, dal appunto 2003-2002, abbiamo praticamente l'inizio dell'era migliore dei videogiochi di Dragon Ball. Comunque abbiamo avuto un'evoluzione della grafica, del gameplay veramente in positivo. Nel 2009 esce un capitolo che secondo me è l'erede spirituale di Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, o perlomeno della serie Budokai Tenkaichi. Infatti abbiamo Dragon Ball Z Raging Blast, un capitolo veramente bello, uscito appunto ovunque su PS3 e Xbox 360. Nel 2010 abbiamo un anno importantissimo, a dir poco, dato che esce Dragon Ball Online, un gioco che comunque ha aperto un po' le vie a Xenoverse e a Heroes. Ricordatevelo perché comunque molte cose sono prese da Dragon Ball Online. Poi
Poi abbiamo Dragon Ball Racing Blast 2, il gioco che si avvicina di più a Budokai Tenkaichi 3 tra quelli next gen. Per PSP esce Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team, che è praticamente Budokai Tenkaichi 3, con qualche personaggio in meno, però con la possibilità di combattere in squadre, ed è una cosa veramente figa. Poi abbiamo il leggendario Dragon Ball Heroes, che appunto ci ha introdotti a nuovi What If, a nuovi personaggi, e successivamente pure alla serie Xenoverse. Quindi è un capitolo secondo me molto importante, peccato che sia solamente in Giappone e solamente nella sala giochi. Sarebbe bello un gioco come Heroes, con tutti quei personaggi e tutta quella storia, però fatto alla Budokai Tenkaichi 3 o Raging Blast 2 o anche Xenoverse 2. Poi abbiamo Dragon Ball Kai Ultimate Butoden, un gioco uscito per DS in 2D, veramente molto divertente. Poi Dragon Ball Zenkai Battle Royale, uscito solamente nelle sale giochi. E da lì abbiamo praticamente lo scheletro di quello che sarà Dragon Ball Z Battle of Z. Aveva pochi personaggi all'inizio sto Zenkai Battle Royale, piano piano le aggiungono, è un gioco ancora supportato ed è molto divertente, soprattutto da giocare nelle sale giochi, dato che si gioca solamente lì. Poi abbiamo un capitolo che ha segnato l'inizio, secondo me, della logica della creazione dei personaggi in Dragon Ball, ovvero Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Da qui si partono comunque con le prime idee per la creazione di un personaggio, commettendo delle cose giuste e degli errori, ovviamente. Però comunque il gioco è molto carino, i personaggi non sono pochissimi, la storia è abbastanza ben fatta ed è molto interessante la storia originale, diciamo, ovvero quella dove il nostro patroller, anzi il nostro personaggio creato, è il protagonista. Abbiamo uno stile di combattimento però troppo semplice, dato che si limita all'uso di due pulsanti, tre pulsanti, qualcosa di scandaloso. Poi, però, da questo Tenkaichi uscirà poi Xenoverse, nel senso, sono completamente diversi, ma l'idea di creazione dei personaggi magari è stata presa da lì. Comunque, poi abbiamo nel 2012 Dragon Ball Z for Kinect, copia spudorata di Ultimate Tenkaichi con l'aggiunta di Bardock Super Saiyan, praticamente. Dragon Ball Z Budokai HD Collection, che includeva Budokai 1 e Budokai 3 con delle texture rinnovate. Poi Dragon Ball Heroes Ultimate Mission per DS, altri giochi, fino ad arrivare al 2014 dove abbiamo Dragon Ball Z Battle of Z, un gioco abbastanza disastroso come modelli, bello come gameplay tra virgolette, era un po' troppo complicato forse, la storia era quasi assente, gli scontri liberi non c'erano, era un gioco che sarebbe dovuto essere secondo me un gioco da sala giochi, appunto perché era maggiormente ripreso secondo me da Zenkai Battle Royale, però comunque a me non è dispiaciuto troppo, c'è tanto di meglio, questo forse uno dei capitoli più bui della storia di Dragon Ball, però ci può pure stare. Abbiamo poi J-Stars Victory VS, uscito solamente in Giappone. Uscì successivamente, se non ricordo male, nel 2015 o nel 2016, ora non lo ricordo bene, nella versione Plus, uscita appunto sia per PS3, per PS Vita e per PS4 in tutto il mondo. Un gioco che include personaggi di diversi franchise, veramente molto bello, ben fatto, con un gameplay molto divertente. Da lì notiamo comunque delle particelle sempre migliori, perché io dico sempre particelle, ma sono tutti gli effetti, le mosse, come vengono riprodotte e tutto il resto. Nel 2015 si inizia con, secondo me, una serie che potrebbe diventare la migliore, ovvero Dragon Ball Xenoverse. Un gioco che ci permette di creare il nostro personaggio, un gioco altamente personalizzabile con una storia interamente nuova, con tanti personaggi, tanti stage. Finalmente un gioco che mancava da tanto ai fan di Xenoverse. Ha spaccato un po' a metà la critica, dato che alcuni l'hanno difeso, altri hanno attaccato lo stile di combattimento non molto familiare a Dragon Ball per molti. Però sinceramente, secondo me, è uno stile di combattimento perfetto, perché è libero. Certo, dovrebbe avere molte più combo, di questo ne discutevo pure con un iscritto sotto qualche video fa. Secondo me Xenoverse dovrebbe essere migliorato con diverse combo, appunto. Comunque, poi nel 2015 abbiamo sempre Dragon Ball Z Extreme Butoden, uscito per 3DS, e Dragon Ball Z Dokkan Battle, un gioco per telefono che comunque non mi va di contare in questa evoluzione, dato che comunque non è in linea con i titoli più recenti. Nel 2016 abbiamo poi l'uscita di Dragon Ball Fusions e di Dragon Ball Xenoverse 2. Xenoverse 2 appunto è l'evoluzione di Xenoverse, migliorato proprio tantissimo, mentre Fusions è un nuovo capitolo con la creazione del personaggio. Inoltre è possibile pure fondere personaggi, una cosa che ha fatto gola a tanti fan, probabilmente sarebbe pure fattibile su Xenoverse 3, un eventuale Xenoverse 3 sarebbe molto figa. Devo dire che mi ha colpito molto positivamente sto Dragon Ball Fusions, aveva una bella storia, un bel gameplay, veramente un'ondata d'aria fresca in una serie che comunque sta cambiando molto ultimamente. Nel 2017 abbiamo Dragon Ball Heroes Ultimate Mission X,
preso praticamente dalla versione per il cabinato, sistemato un pochettino con una grafica leggermente migliore e portato su 3DS. Ed inoltre poi nel 2018 abbiamo Dragon Ball FighterZ e Dragon Ball Legends, ma quello è un capitolo per cellulare. Dragon Ball FighterZ secondo me è un gioco che raggiunge l'apice massimo della grafica, sacrificando però secondo me un pochettino la quantità di personaggi e il divertimento, seppur il gameplay comunque sia ben fatto e ben strutturato. Peccato, FighterZ sarebbe potuto essere un gioco perfetto con più personaggi, più modalità, però diciamo che al momento è solamente un gioco competitivo decente. Ovviamente secondo il mio parere. Comunque come possiamo vedere, dal 1986 fino al 2018 non è passata acqua di sotto i ponti. E comunque abbiamo notato un'evoluzione assurda, da semplici sprite a, che cosa dico, da giochini praticamente portatili che ora acquistiamo a 2€, a giochi che comunque sembrano usciti dall'anime. FighterZ è qualcosa di fantastico come grafica. Xenoverse è un gioco immenso. Dragon Ball Heroes è non un universo, un multiverso di roba. Dragon Ball Fusions è qualcosa di incredibile con tutte quelle fusioni, quindi possiamo solamente essere orgogliosi di questo brand che ci regala sempre più emozioni, sia sotto forma di anime, sia sotto forma di manga, sia sotto forma di videogioco. E niente ragazzi, questo video termina qua. È stato un po' lunghetto, ho cercato di parlarvi appunto di tutti i capitoli che conosco di Dragon Ball, sia di quelli che esistevano tanto 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 tempo fa. Ovviamente alcuni non li conosco, la maggior parte non li conosco. Diciamo che comunque ho lo stesso voluto introdurvi o comunque parlarvi di questa evoluzione, proprio perché appunto secondo me è qualcosa di cui bisogna parlare in un canale di Dragon Ball, perché comunque dobbiamo essere contenti ed orgogliosi del miglioramento che c'è stato. Comunque, lasciate mi piace al video, commentatelo e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo ai video. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che tra un po' cambierà, sarà uno nuovo, quindi preparatevi perché dovrete rientrare in un altro gruppo. Mettete mi piace alla pagina Facebook e seguitemi su Instagram, ci saranno degli aggiornamenti riguardo al canale e tanta altra roba. E niente ragazzi, vi ricordo di acquistare il mio pacchetto che trovate qua sotto in descrizione, contiene una miriade di personaggi di stage nuovi. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Un saluto da Feraz, bella.